Scambio degli auguri di Natale tra il Vescovo e i sindaci del Tiguglio. Nell'anno della misericordia l'invito di Monsignor Tanasini a costruire con sguardo positivo e benevolo. Varata alla Fincantieri di Riva Trigoso la sesta nave Fremm, intitolata Luigi Rizzo. L'amministratore delegato Bono ha assicurato lavoro per i prossimi 5 anni. Dopo la fumata nera, riprese le trattative su ATP, trovata intesa sulle nuove assunzioni, resta il nodo del contratto integrativo, tavolo riconvocato ai primi di gennaio. Voi siete portatori di speranza. Il messaggio del Vescovo diocesano agli studenti del Tiguglio nella messa natalizia celebrata all'Istituto Gianelli di Chiavari. Auguri in musica a sostegno di Telepace, l'iniziativa promossa dalla Scuola Cantorum Monsignor Trofello insieme al Coro Antoniano. Serie B, netta vittoria casalinga della Virtus Entella al Comunale. I biancocelesti battono il Vicenza 4-1 e trovano l'ottavo posto in classifica. Paese mio è a Caperana, quartiere popoloso di Chiavari che si snoda lungo la strada, ricco di attività artigianali e commerciali. Buonasera ai telespettatori di Tiguglia Oggi, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione. Tradizionale scambio di auguri natalizi quest'oggi tra il Vescovo diocesano e i diversi sindaci dei comuni del Tiguglio. Il momento di incontro si è svolto in Curia, a Chiavari. Dopo un primo messaggio di Monsignor Alberto Tanasini, hanno preso la parola i primi cittadini per esprimere e riportare le istanze e le preoccupazioni dei territori da loro amministrati. Vediamo. Sono quei begli incontri che ti arricchiscono anche all'interno, perché vedi che l'attenzione anche della Chiesa verso i nostri problemi, verso tutte le comunità. Un invito a costruire con sguardo positivo e benevolo è quello che il Vescovo diocesano ha lasciato ai sindaci del Tiguglio incontrati in Curia in occasione del tradizionale scambio di auguri per il Natale. Un momento importante di ascolto e di dialogo tra il pastore della diocesi e coloro i quali rappresentano e amministrano il territorio in nome del bene comune. Ed è proprio su questo tema, prima del saluto di ciascun sindaco, che Monsignor Tanasini ha voluto assicurare la vicinanza della Chiesa locale, ribadendo l'importanza di avere un Tiguglio unito nelle battaglie da portare avanti. Se il Tiguglio sarà una realtà compatta, potrà con più forza affermare la propria posizione, ha spiegato il Vescovo, cosa che sarà molto più difficile se ci saranno divisioni. Io ritengo che se i territori sono coesi, possono anche essere più forti nelle proprie rivendicazioni e per risolvere i bisogni dei propri cittadini. E devo dire che anche dall'incontro questa mattina è emerso molto chiaramente, c'è molta coesione tra quello che la Chiesa fa, al di là dell'aspetto religioso, e quello che i sindaci fanno sul territorio. Il Vescovo ha poi affrontato il tema dell'accoglienza dei profughi offerta dal territorio e dalla Chiesa. Tanti piccoli gruppi che hanno nel villaggio del ragazzo il loro punto di riferimento. Un'accoglienza che è vista nell'ottica di favorire l'integrazione. Che il Vescovo ci sprona sempre a portare avanti i problemi sociali delle nostre comunità. Quest'anno ci ha chiesto cosa volevamo sapere dalla Chiesa. Noi abbiamo risposto che la Chiesa sta facendo già un buon lavoro a servizio della popolazione e che speriamo che questa collaborazione con la Chiesa vada avanti negli anni futuri. E cerimonia di varo questa mattina arriva a Trigoso della sesta Fremm, una fregata multimissione commissionata a Fincantieri dalla Marina Militare Italiana. L'imbarcazione è stata intitolata Luigi Rizzo. Tra le autorità presenti c'era l'amministratore delegato dell'azienda Giuseppe Bono, che ha parlato del futuro lavorativo. Partiamo proprio da questo aspetto, vediamo il servizio. Lo riaffermo, per i prossimi 5 anni fino al 2020 garantiamo il lavoro a tutti gli 8 cantieri in Italia. Parole confortanti quelle di Bono in occasione del varo della sesta Fremm. L'azienda al vento in poppa, la legge navale dà tranquillità, confermato il boom del settore croceristico. Dunque c'è e ci sarà lavoro. E quando il rappresentante sindacale durante i discorsi ufficiali auspica sviluppi sul contratto integrativo, il numero uno di Fincantieri invita a non essere più rivolti al passato e alla difesa del territorio, ma a guardare al futuro. Nuove nazioni si sono affacciate al mondo e vogliono una parte della torta. Se noi questo non lo capiamo, mi sa che la torta per noi si farà sempre più, la fettina sempre più piccola. Bono sottolinea poi la volontà di mantenere gli stabilimenti in Italia e di rafforzare i cantieri con deficit infrastrutturali, vedi Sestri Ponente, per il quale prosegue il pressing della regione per il ribaltamento a mare.
Noi facciamo tutto quello che dobbiamo fare, ma è il governo nazionale che deve stanziare i fondi. Qua stiamo parlando di un elemento strategico per il nostro paese, la difesa, e mi pare che il momento internazionale richieda un'attenzione particolare in questo settore. Quindi mi auguro che dopo il programma FREM, dopo la legge navale, si possa continuare con un programma di ammodernamento delle nostre forze armate per renderle in grado di dare sicurezza al nostro paese. Il capo di Stato Maggiore della Marina, infine, poco prima Del Varo, sottolinea che quando i progetti sono validi, come quello delle FREM, i soldi si trovano, e invita a pensare ad un nuovo piano di finanziamenti per il rinnovo della flotta navale italiana. Sì, io credo che questa sia la migliore notizia. Ancora una volta questo capo di Stato Maggiore ha dimostrato di avere una grande visione anche dal punto di vista economico, e adesso sta già ragionando in termini di dire che bisogna pensare a rinnovare quella parte di flotta che stanno dismettendo e che non è ancora prevista da questo piano. Complimenti, tanto di cappello. Con il prossimo servizio torniamo invece alla cerimonia del Varo, un momento emozionante salutato da un grande applauso e dal sorriso degli operai dello stabilimento Rivano. Madrina del Varo, Maria Guendalina Rizzo, figlia del comandante Luigi Rizzo. Ricordiamo che la sesta FREM entrerà in servizio nel febbraio del 2017. Vediamo. Militare coraggioso, di grande forza spirituale e di coerenza morale, pochi ma forti tratti per descrivere Luigi Rizzo, comandante valoroso durante Prima e Seconda Guerra Mondiale. A lui, che per ben due volte ottenne la medaglia d'oro al valor militare, è stata intitolata la sesta FREM, varata oggi a Riva Trigoso. Un'imbarcazione imponente, tecnologica, lunga 144 metri, con un dislocamento a pieno carico di circa 6.700 tonnellate. Madrina del Varo è stata la figlia di Luigi Rizzo. Che cosa ricorda di suo papà, i valori che le ha trasmesso? Una grande umanità, lui amava il mare, amava i marinai, amava le persone e l'Italia soprattutto. Madrina, in nome di Dio, Italia! Al termine, piccola punta di amarezza da parte dei sindacati, sorpresi del fatto che non è stata letta una parte del discorso ufficiale preparato per ringraziare chi è stato vicino ai lavoratori Fincantieri nei momenti più delicati. Come i consiglieri regionali Muzio e Garibaldi di sponde diverse, lo stesso comune di Sesia Levante, che hanno contribuito sia politicamente con la vicinanza che economicamente a sostenere questi due lavoratori che per non farli trasferire siamo stati costretti a inventarci permessi parentali, allattamento e quant'altro, erano sospesi dal lavoro senza reddito, e il contributo anche di questi politici ci ha permesso di sostenerli. Ecco, quindi era un ringraziamento anche al Vescovo, lo voglio sottolineare, perché in un momento difficile ci ha ricevuto e ci è stato vicino. E restiamo sui temi legati al lavoro. È stata aggiornata ai primi giorni del 2016 la trattativa per evitare il fallimento di ATP. Il confronto davanti al prefetto di Genova, interrottosi bruscamente in un primo tempo, è ripreso infatti nella serata di ieri per concludersi intorno alla mezzanotte con la firma di un verbale d'intesa tra sindacati e Città Metropolitana. Se sul punto legato al ripristino dell'integrativo in busta paga ai lavoratori non c'è stata convergenza, e se ne parlerà di nuovo a gennaio, un accordo si è trovato sul tema dei prepensionamenti e le nuove assunzioni. Le parti hanno stabilito di bloccare le esternalizzazioni previste dal piano industriale presentato dall'azienda e ripristinare le assunzioni già previste di 19 lavoratori tra autisti e operai, che compenseranno il prepensionamento di 29 dipendenti. Alla luce di questa prima intesa è stata annullata l'assemblea convocata inizialmente per domani sera, anche se in prospettiva verrà proclamata un'ulteriore giornata di sciopero tra il 12 e il 14 di gennaio. Restano confermati i 600.000 euro messi a disposizione dalla Regione Liguria. Sempre ieri la conferenza dei sindaci della Città Metropolitana ha approvato il bilancio triennale 2016-2018. Sono stati 44 i voti a favore di altrettanti sindaci del territorio presenti, alcuni anche con interventi critici. Un bilancio che l'ente ha scelto di presentare e approvare prima della fine dell'anno proprio per completare l'ultima tranche di 1,6 milioni di euro da versare nelle casse di ATP per completare tutte le procedure legate al piano concordatario presentato nel 2015 dall'azienda Trasporti Provinciali per evitare il fallimento.
Il Consiglio Comunale di Lavagna nella seduta di ieri ha respinto la mozione presentata dal gruppo Movimento per Lavagna che chiedeva all'amministrazione di assumere posizione contraria alla costruzione dei nuovi argini sulla sponda del fiume Entella. Resto contrario alla realizzazione dei nuovi argini, ha commentato il sindaco, ma se esce solo il Comune di Lavagna dall'accordo l'ente rischia di subire pesanti conseguenze in termini di danni erariali. Fino a che gli altri enti coinvolti nella conferenza dei servizi non prenderanno posizioni simili, ha detto il sindaco, il Comune non può permettersi di far ricadere questa scelta sulle tasche dei cittadini. Intanto lunedì inizieranno i lavori per la rimozione del blocco di sabbia alla foce del fiume Entella. Ci saranno qualche problematica legata alla viabilità nell'area del porto di Lavagna. E si è svolta a Santa Margherita Ligure la presentazione pubblica del progetto di riqualificazione di Corso Rainusso, via Gimelli e via Cervetti Vignolo, incontro molto partecipato, durante il quale l'assessore ai lavori pubblici, Linda Peruggi, coadiuvata dalla struttura comunale, ha illustrato i dettagli degli interventi. Un intervento che prevede la messa a norma della viabilità, il potenziamento della sicurezza pedonale e carrabile, compresa l'illuminazione specifica delle strisce pedonali e misure di controllo sulla velocità dei veicoli. Inoltre si punta a salvaguardare il verde di uno dei pochi viali alberati rimasti in città. Nel corso dell'assemblea molto partecipata è intervenuta anche il sindaco Paolo Donadoni. Il progetto, vediamo proprio dalle immagini, è visionabile al primo piano del municipio e a breve sarà pubblicato anche sul sito internet del Comune. Eventuali osservazioni e suggerimenti possono essere fatti pervenire da tutti i cittadini entro il 15 gennaio presso la segreteria del sindaco. Voltiamo pagina adesso. Tanti giovani che hanno partecipato alla messa nella chiesa dell'Istituto Gianelli di Chiavari, presieduta dal vescovo diocesano. Voi siete la speranza, ha detto loro Monsignor Tanasini, che ha invitato gli studenti a seguire l'esempio di San Giuseppe, capace nella sua vita di prendersi cura di Maria e Gesù. Sentiamo. Adesso io guardo voi e vedo in ciascuno di voi un germoglio nuovo. Vedo in ciascuno di voi questa piantina nuova che dà speranza all'umanità, in ciascuno di voi. Il Natale come riscoperta di Gesù, vita nuova, a cui siamo chiamati a guardare per riscoprire l'uomo nuovo. È un messaggio di speranza e di fiducia quello che il vescovo diocesano ha consegnato agli studenti del Tiguglio, incontrati nella messa prenatalizia celebrata nella chiesa dell'Istituto Gianelli di Chiavari. Voi stessi siete la speranza, voi siete portatori di speranza, ha ribadito Monsignor Tanasini, e la saprete valorizzare tanto più riuscirete a riscoprire la novità che c'è nel Vangelo, declinandola negli ambiti che vivete ogni giorno, tra i quali proprio la scuola. Il vescovo ha poi portato ad esempio la scelta di San Giuseppe, capace di custodire nella sua vita quella di Maria e di Gesù il Salvatore e di prendersi cura di loro. Giuseppe era giovane e nella sua giovinezza ha detto di sì al Signore e nella sua giovinezza ha speso la sua vita per Gesù e per Maria. Sapremo anche noi essere davvero giovani perché sappiamo dare il nostro cuore, la nostra vita agli altri. Tanti giovani e gli insegnanti che hanno partecipato all'incontro con il vescovo. Nel corso della celebrazione eucaristica, ma anche prima e dopo, gli studenti hanno portato avanti la raccolta di fondi a favore di diversi progetti di adozione a distanza. Da tanti anni noi facciamo adozioni a distanza attraverso l'AVSI di ragazzi che studiano in Uganda. Hanno la possibilità quindi di studiare grazie a questi piccoli sforzi, neanche così forti, neanche così grandi, che fanno i ragazzi, mettono il loro impegno perché 8 persone possano avere la possibilità di mangiare e di studiare. Ricorre domani il 9° anniversario della partenza per il paradiso di Monsignor Daniele Ferrari, vescovo della diocesi di Chiavari dal 1973 al 1995. Nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari sarà celebrata una messa di suffragio domani mattina alle 10, presieduta dal vescovo Monsignor Alberto Tanasini, che sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. E nel cammino di preparazione al Santo Natale il vescovo incontrerà domani gli immigrati nella nostra diocesi. Alle 15.30 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto sarà celebrata la Santa Messa con tutti i rappresentanti delle comunità straniere presenti nel nostro territorio. Anche in questo caso l'Eucaristia sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 1.
un pomeriggio di auguri in musica a sostegno di Telepace. L'iniziativa è stata promossa dalla Scuola Cantorum Monsignor G.B. Trofello di Camogli insieme al coro antoniano di Chiavari. Nel corso del concerto sono stati proposti brani della tradizione natalizia interpretati dalle due corali. Vediamo. Telepace ringrazia per questa serata dedicata a Telepace. Sicuramente Telepace merita questo ed altro. Noi abbiamo pensato quest'anno, insieme con Padre Costanzo, a offrire questa serata pro una televisione che è sempre vicino all'associazionismo ed in particolare a quell'associazione che si occupano della, diciamo così, musica sacra. Ed era doveroso ricordarlo in questo modo, l'unico modo che sappiamo fare, cantare. Anteprima poi della grande giornata, della grande serata per la premiazione dei presepi, che anche quest'anno sta andando bene. Questo in anticipo, stanno arrivando dei capolavori eccezionali, ma sempre, tutti gli anni, ma forse più particolarmente quest'anno. Io sono un povero frate francescano di San Francesco, ben poco, ma quel poco cerco di mantenerlo e di viverlo, perché anche se si tratta di una possibilità così del concorso dei mini presepi, ecco, è nella gente che si sente e che si vuole e che si apprezza, e continueremo a farlo ancora. In occasione delle prossime festività natalizie, in considerazione della consueta diminuzione della domanda di servizi che si registra abitualmente in questo periodo, gli uffici liguri dell'Agenzia delle Entrate modificheranno gli orari di apertura al pubblico. Nello specifico, nelle giornate del 24 e del 31 dicembre, gli sportelli rimarranno chiusi negli orari pomeridiani, garantendo l'erogazione dei servizi solo nel corso della mattinata. L'ufficio di Chiavari in questi due giorni resterà aperto dalle 8.50 alle 12.50. E apriamo così la pagina dello sport, parliamo della Virtus Entella in Serie B, inarrestabile la squadra biancoceleste questo pomeriggio al Comunale di Chiavari, che ha avuto la meglio sul Vicenza per 4-1. Vediamo la cronaca. Applausi a scena aperta per l'Entella, che si ritrova alla grande dopo la sconfitta di Pescara, batte 4-1 il Vicenza giocando probabilmente la miglior partita di questa stagione. Mai l'Entella in Serie B era riuscita a segnare 4 volte, oggi lo ha fatto grazie a un approccio estremamente positivo, già in gol dopo 10 minuti con Pedro Costa Ferreira, non nuova magia di questo tipo. Il Vicenza però aveva pareggiato subito grazie a Galano, un giocatore molto importante che l'anno scorso con Caputo presentava un tandem d'attacco al Bari davvero molto forte. L'Entella nel secondo tempo però si è scatenata, ha continuato ad alzare i ritmi, a giocare in maniera molto molto importante, trovando con Caputo il gol del 2-1, ancora con Ciccio Caputo ottavo gol stagionale, la rete del 3-1, e poi chiudendo tutto col definitivo poker siglato da Gaetano Masucci. Grande davvero risultato, 3 punti importanti, 3 punti che permettono alla squadra di Aglietti di agganciare nuovamente con l'ottavo posto, che vorrebbe dire playoff, ma qui in via Gastaldi l'obiettivo resta sempre la salvezza. Entella più bella del campionato, credo che sia il frutto di un lavoro lungo di concentrazione e di affinamento degli schemi. Aglietti è un bravo allenatore, io ero assolutamente convinto che saremmo arrivati qua, perché i valori tecnici sono valori importanti e si vede. Quest'oggi abbiamo avuto dei momenti di calcio da Serie A e quindi bene così. Davvero avete indirizzato la gara fin da subito, oggi poi personalmente un gol bellissimo. Sì, era da tanto che ci provavo, un gol dalla distanza, finalmente oggi è arrivato,
Per quanto riguarda la nostra vittoria, penso che sia meritata. Abbiamo dominato in tutti i settori del campo, quindi penso che questi tre punti siano meritati. In sede di presentazione il mister aveva detto che avevate voglia di vincere, però il furore agonistico messo in campo oggi ha quasi spaventato da quanta veramente voglia avevate di portare a casa i tre punti. Sì, si è visto fin da subito, dai primi minuti, dalle palle gol che abbiamo creato, perché comunque venivamo da magari una prestazione meno convinta a Pescara, e quindi avevamo voglia di rivincita oggi, ecco. E con i tre punti la Virtus Entel riconquista l'ottavo posto in classifica. Adesso nella nostra scheda gli appuntamenti in agenda per domani. Domani sarà domenica 20 dicembre. Torna lo svuota cantine di Natale a cura della Proloco di Zoaglie. Dalle 9.30 alle 18.30 in centro bancarelle di oggettistica e articoli usati. Alle 10 prenderà il via il primo trofeo Sprint Master Chiavari, organizzato dall'Associazione Sportiva Chiavari Nuoto nella piscina comunale cittadina. Cerimonia del confuoco a Chiavari, alle 15 partirà da Piazza Mazzini il corteo per la rievocazione storica che raggiungerà alle 16 il Palazzo Comunale. Al termine, esibizione del gruppo storico dei Sestieri di Lavagna e della Filarmonica di Sesti Levante, insieme alle maschere di Rebello e Rebellunna. Al parco di via Tino Paggi, a Sestri Levante, gli amici del parco organizzeranno alle 15 la festa di Natale sotto l'albero con Babbo Natale. Vi saranno vari giochi e attività per bambini, cioccolata calda, piedina alla Nutella, il tutto accompagnato con la musica live. Spettacolo per bambini a Cogorno. Alle 16, negli spazi dell'impianto sportivo comunale, il Teatro delle Formiche porterà in scena il regalo di Babbo Natale. Alle 16, questa volta a Rapallo, nel Teatro Auditorium delle Clarisse, si terrà il concerto recital per la chiusura della stagione 2015 del corpo bandistico Città di Rapallo. Nella chiesa di San Nicolo dell'Isola, a Sesti Levante, alle 16.30, il Musel organizza il concerto di Natale, tenuto dal gruppo vocale Cordis Gaudia, diretto dal maestro Francesca Caorsi. A partire dalle 17, nel centro di Sesti Levante, si esibirà il quartetto Alter Eco per concludere gli appuntamenti del Weekend d'Archi organizzato dall'ASCOM. A Lavagna, in piazza Marconi, sempre alle 17, si terrà il Confuoco edizione 2015, organizzato dai Sestieri del Comune, con la partecipazione del presepe vivente degli Amici di Moneglia. Concerto di Natale per flauto e pianoforte, tenuto da Stefania Carrara ed Emanuele De Lucchi, alle ore 17, all'Auditorium San Francesco di Chiavari. E sempre alle 17, ma a Camogli, si esibirà il coro Voci Bianche all'oratorio dei Santi Prospero e Caterina. I piccoli cantori presenteranno brani di compositori contemporanei sotto la guida del maestro Matteo Guerrieri. Alle 17.30 l'associazione Scambievolmente organizzerà un'esibizione canora Liberi Cantautori, appuntamento nella Sala Rocca di Lavagna. E infine alle 18.30 in piazza San Giacomo di Rupinaro a Chiavari si svolgerà il primo concerto gospel con il Double Trust Choir diretto da Federica Tassinari, un appuntamento organizzato dai commercianti del quartiere. E Rapallo ha rinnovato la tradizione del confuoco, antica cerimonia in cui ogni anno, in concomitanza con le feste natalizie, l'amministrazione comunale porta i suoi auguri alle autorità civili, militari e religiose e alla cittadinanza, che nel caso del comune di Rapallo è rappresentata dall'associazione Carugio Dritto. Tanti i punti toccati dall'abate del popolo, Vittorio Mizzi, nel suo discorso. Tra le richieste, la regolazione del traffico, la realizzazione del depuratore e della copertura sul torrente San Francesco, e poi attenzione per l'arredo urbano e per il patrimonio storico e artistico della città. Si sono svolte le premiazioni per il concorso Ama la tua città e poi l'abbruciamento dell'alloro, lo vediamo in foto, l'alloro abbruciato senza problemi, segno di buon auspicio per il prossimo anno. Per la nostra programmazione questa settimana il viaggio di Paese Mio approda in un quartiere della città di Chiavari. Si tratta di Caperana, nell'immediata periferia chiavarese. La frazione si estende lungo via Parma. Non ha un vero e proprio centro, ma conserva tante attività commerciali e artigianali. Vediamo un'anticipazione della puntata in onda domani su Telepace 2, Telepace 1 al canale 15 a partire dalle 17. Come è nata un po' questa avventura? Da ragazzi si è cominciato, mio fratello ha cominciato con la tornitura di tutti i pezzi delle sedie di Chiavari. Io ho fatto le scuole professionali a San Salvatore, perciò avevo già un po' di infarinatura di falegnameria,
E pian pianino abbiamo rilevato un'azienda a quei tempi, negli anni, si parla del 1963. E da lì abbiamo cominciato questa avventura. Tu non conosci il femmina. Ma come si lavora per costruire poi quello che è il sedile della sede di Chiavi? Come si lavora? Il lavoro è un po' diviso in due o tre parti, perché adesso stiamo vedendo la tessitura, che è la parte poi finale, quella che riempie la sedia. Mentre all'inizio dobbiamo lavorare a mani nude, adesso sto lavorando con una spada che mi aiuta a preparare il disegno e ad accostare le file poi al lavoro, mentre la partenza sono tutti i nodi, diciamo, a partire da questo lato qua, con una fila lunga vengono fatti tutti i nodini fino in cima, poi annodati per preparare questa tessitura qui. Lei è qua da quanti anni? Dal 51, quindi 64 anni che è all'interno di questa trattoria. Quindi lei proprio può raccontarci la storia di questo locale di Caperà? La posso raccontare tanto. Una volta c'era tanta gente, si giocava, si cosava, e i camion ce ne passava uno o due al giorno quando passavano. E a Caperana c'erano 4 macchine. Erano tutti i campi, tutte ciliegie, tutte cose. Ora le ciliegie non servono più perché i 3 giorni marsisci. Ma allora i 2, 10, 15, 20 giorni i voli a emo per ervi o continui. E la comicità di Sten Loren e Oliver Hardy in arte Stanlio Olio approda su Telepace. A partire proprio da questo sabato, con cadenza settimanale, proporremo una serie di filmati delle comiche del duo più famoso della storia del cinema. A introdurle ci sarà la comicità divertente di Miro il narratore. Smetterà i panni di clown per introdurci alla visione dei filmati. L'appuntamento è tutti i sabati su Telepace 2 al canale 85 alle ore 20:50 e la domenica su Telepace 1 alle 14 e alle 21:10. Ed è tutto per questa edizione di Tiguglio Oggi. L'informazione ritorna lunedì a partire dalle 7:30 con il Buongiorno di Teleradio Pace insieme a Marco Revello e poi alle 12:45 con la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito www.teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e buona domenica.